li porta addosso i 30 giorni da sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, in tutti i sensi, visto che per l'occasione sfoggia proprio una maglia con la sua foto da trionfatore. Abbiamo imparato dalla Lega, afferma ironicamente in apertura della conferenza stampa di rendiconto. Inutile dire che è stato un mese volto, afferma Ghinelli, a risolvere questioni urgenti. Tra queste il Teatro Petrarca, troppo caldo per permettervi lo svolgimento del Polifonico di Arezzo a fine agosto, ma c'è già una probabile soluzione per il prossimo anno, un accordo con il Conservatorio di Oberlin. Bene, io ho proposto di affidare a loro in via esclusiva due settimane nell'estate a partire dal 2016 e vediamo per quanti anni, dobbiamo fare un bilancio economico, a patto che loro ci paghino, ci finanzino interamente l'impianto di condizionamento, che vale circa 70-80 mila euro. A fine settembre invece il Petrarca ospiterà il convegno nazionale delle ACLI, già approvato dalla passata amministrazione. Annullare sarebbe stato un danno. E c'è una delibera di giunta che affida loro per 3 giorni il Petrarca. Allora io ho chiesto anzitutto di garantirci circa il numero di presenze, perché loro hanno chiesto addirittura per più di 500, il Teatro Petrarca non li porta 500 delegati, in realtà i delegati sono intorno a 400 e quindi ci possono entrare al Petrarca. La seconda è quella di chiedere un deposito cauzionale per i danni che possono essere provocati nell'utilizzo di una struttura teatrale per un convegno, perché non nasce per questo e quindi il modo stesso di muoversi dei congressisti, di vivere quella struttura, potrebbe provocare danno a una struttura che è molto delicata, perché è una struttura ottocentesca restaurata. Venendo invece alla questione parcheggi e viabilità, nell'agenda di Ghinelli le priorità si chiamano Lebole e Baldaccio. Per la prima il vecchio progetto è stato congelato e presto ne sarà presentato uno che migliora la viabilità. Per l'eterna cattedrale nel deserto, messa in regime di prorogazio fino a settembre dalla passata amministrazione, il sindaco ha in mente un piano tutto suo. Ragionevole, diciamo, certezza di poter portare l'intera proprietà del Baldaccio, fatto escluso qualche box che rimarrà di proprietà dell'investitore, alla nostra città, al comune. Questo consentirà di inserire il Baldaccio in maniera migliore, più completa all'interno del piano della mobilità e della sosta. Un parcheggio da 1000 posti auto, io l'ho sempre detto, lo dico da 15 anni, da quando è stato costruito, per quanto mal localizzato, per quanto mal servito, sono 1000 posti auto, non possiamo far finta che non esistano. Messa in sicurezza dell'aeroporto, i ripresi con atti con ENAC, per adesso ho visto il direttore dell'ufficio aeroporti minori che mi ha dato disponibilità a riprendere una pratica sospesa da tempo, che è quella che riguarda la messa in sicurezza dell'aeroporto di Molin Bianco, e mi ha fissato un appuntamento con il presidente Riggio per concordare con lui il mantenimento del finanziamento di 1,5 milioni di euro che consente questa messa in sicurezza. Nelle logge del grano invece Ghinelli pensa alla possibilità di introdurre la somministrazione di cibi e bevande per incentivare la frequentazione del mercato. Personale e Polizia Municipale sono ancora da affrontare, ma Ghinelli, dopo un blitz a sorpresa nella sede della Polizia Municipale, ribadisce che le funzioni amministrative dovranno essere espletate da personale del Comune di Arezzo. E poi due novità. La prima riguarda l'accoglienza dei profughi. L'ex centro oncologico diventa infatti snodo per i controlli sanitari di coloro che arriveranno. La seconda, la semplificazione amministrativa, una segretaria ogni 2 assessori. Infine, l'assurda difficoltà di ripulire i parchi pubblici per via del contratto di servizio con Sei Toscana. Mentre una volta AISA era del comune, il sindaco alzava il telefono, chiamava il presidente di AISA e gli chiedeva il servizio aggiuntivo, era una società interamente partecipata al Comune di Arezzo. Oggi tutto questo si stempera attraverso l'ATO, Toscana Meridionale, e attraverso il contratto di servizio che l'ATO, che contiene il comune, ha svolto nei confronti di Sei Toscana. È tutto molto più mediato, molto più difficile, siccome c'è da remunerare un capitale, che è quello della società che in realtà è in maggioranza in Sei Toscana, oggi ci rende molto più difficile questo percorso e molto più costosa il servizio di ripulitura dei parchi, che comunque faremo, che ci costo 1, 2 o 3, lo faremo. Sarà mio interesse far sì che ci costi 1.